Io sicuramente ribadisco che non c'è prezzo, perché io non mi vendo, io non vendo la mia professionalità, non vendo il fatto che ci ho messo la faccia, io sono venuto ad Arezzo perché ho capito che la città mi voleva bene. Ho raddoppiato gli sforzi, continuerò ad andare avanti e sicuramente sarò il primo a denunciare qualcosa che sicuramente va contro gli interessi dell'Arezzo, chiunque esso sia che voglia portarla avanti. Così ci aveva lasciato Ermanno Pieroni prima di partire per Pesaro, dove l'Arezzo ha giocato e perso con un gol su rigore nei minuti finali l'amichevole con la Vis. Una situazione che, nonostante le smentite di Lacava sulla possibile cessione dell'Arezzo, si stava facendo sempre più delicata. Proprio a Pesaro c'è stato un incontro tra il presidente Lacava e Pieroni, un incontro che è sembrato risolutore a leggere le parole affidate al comunicato ufficiale di Ermanno Pieroni. «Sono ben lieto di poter informare gli sportivi Amaranto», afferma il direttore generale, «che ho avuto il piacere di poter trascorrere alcune ore a Pesaro insieme al presidente Giorgio Lacava. Mi sono sentito particolarmente lusingato dalle attenzioni e dai chiarimenti che il presidente ha voluto rappresentarmi con l'intento di porre fine a certe voci incontrollate che avrebbero potuto lasciare il segno su quanto da parte di tutte le componenti fatto di positivo sino ad oggi. Il presidente Lacava mi ha ulteriormente ribadito che il suo esclusivo desiderio è sempre dare il proprio impegno e il proprio apporto, come sempre dimostrato, a favore della causa Amaranto. Sono rimasto veramente contento, continua Pieroni, delle sue parole e del suo innegabile desiderio di condurre l'Arezzo verso quei traguardi che tutti noi sogniamo e che è stato l'obiettivo comune dal momento del suo insediamento a capo della società. Agli sportivi aretini che ci hanno riempito gli occhi con le bellissime immagini per partecipazione di entusiasmo va del messaggio di una totale serenità, sintonia e comunità di intenti all'interno della società. Al presidente Lacava va del ringraziamento da parte di tutti noi e per quanto sempre farà a favore della causa del Cavallino. Pieroni nel finale del comunicato cita poi la presenza di Piero Mancini in tribuna a Pesaro, particolarmente apprezzata da tutti noi la sua presenza. È venuto appositamente per manifestare la propria vicinanza e solidarietà al presidente Lacava dopo la ridda di voci incontrollate sulle quali da oggi si può tranquillamente, secondo Pieroni, scrivere la parola fine.